Ciao a tutte ragazze e benvenuti nel mio primo video ufficiale. Allora, ho deciso oggi di fare questo video che è un Get Ready With Me perché è mattina, fa una media giornata, diciamo, c'è un bel sole però, fa un po' freddino fuori e sto per uscire e quindi avevo pensato appunto di iniziare con voi questo lungo percorso, che ho deciso di intraprendere appunto solo ieri. Allora ragazze, questo è il mio video completamente struccato. Ora mi andrò, sono appena uscita dalla doccia e ora mi andrò appunto dare una leggera truccata. Io non sono solita truccarmi tanto durante il giorno, ma anche durante la sera non mi trucco più tanto. E appunto vediamo un pochino cosa farò, passaggi che faccio praticamente tutti i giorni. Allora, come prima cosa, dato che ho appena fatto lo scrub, quindi ho un pochino di macchiette rosse, allora andrò a utilizzare, come faccio del resto tutti i giorni, il correttore di Rimmel. Questo qui è Light the Blemish Concealer. Questo qui. E io utilizzo la colorazione Golden Beige. Golden Beige, che è la numero 105. Questo qui è un correttore in stick. Devo dire che mi ci trovo abbastanza bene. Qui ho il mio specchietto. E lo applico appunto sotto le occhiaie e un pochino ai lati del naso, che diciamo sono i punti dove ho bisogno di una maggiore coprenza. Ecco qui. È il primo video, ragazze, siate clementi con me. Allora, ecco qui. Allora, ragazze, volevo appunto fare questo video un pochino chiacchiereccio, proprio appunto perché per cominciare appunto a parlare un pochino di farmi conoscere, insomma, di come sono io, di le cose che mi piacciono, i miei interessi. Allora, io praticamente sono, penso saranno 6 o 7 anni che seguo video su YouTube e non ho mai appunto avuto il coraggio di iniziare a fare di iniziare a fare appunto questi video da un po' di tempo a questa parte. Nel frattempo metto il mio fondotinta che è della Neve Cosmetics. Questo qui è il Light Coverage Mineral Foundation, è il colore che uso io, è il medium warm, che è un pochino chiaro, però alla fine io sono bianca l'inverno, quindi va più che bene. Lo metto nel tappino e con il capuchino di Kiko lo vado ad applicare in maniera molto leggera. E insomma, dicevo, ho deciso appunto di iniziare, diciamo, a editare questi video proprio perché appunto dopo tanti anni di visualizzazioni, di iscrizioni a tante persone che poi piano piano ho visto anche tante crescere, diciamo, ho deciso anche io, mi sono fatta molta forza, anche grazie al mio fidanzato che mi ha sostenuto sicuramente, grazie amore. E niente, quindi adesso sto cercando appunto di cominciare a fare qualche piccolo video, insomma, in maniera molto tempo libero, tra appunto con un impegno e un altro, insomma, risulta abbastanza difficile, però noi ci proviamo comunque. Allora, ecco qui, metto l'eccesso dentro in ordine, insomma, dentro la jar. E questo l'abbiamo messo, perfetto. Ora andiamo a mettere, io qui ho la mia beauty bag, dove appunto le cosine che uso praticamente tutti i giorni. Vado ad utilizzare questo qui, che è la rugiada per make-up, la base occhi, appunto, della NYX Cosmetics. Allora, ne metto veramente un goccettino.
Quindi niente, quindi ragazzi, allora vi dicevo, io vorrei parlare appunto per tutto quello che riguarda la skincare, il make-up, non i nail art, però per quanto riguarda il mondo degli smalti, i colori che mi piacciono di più, che utilizzo nel periodo, e anche sì, magari qualche video tag, devo dire che mi può anche piacere. Però naturalmente all'inizio sarà molto molto una cosa random, quindi farò molto quello che mi sento appunto di fare, così al momento. Ora vado ad applicare, sempre sugli occhi, aspetto che si asciughi un pochino, anzi da tempo che si asciuga, però voglio mettere appunto questo blush di Kiko, questo che è di una vecchia collezione, dovrebbe essere della Viva Carioca dell'estate scorsa, ma questa, quella passata ancora, sono andata un'occhiata a taglia. Questo qui è il numero 04 Atlantic Camellia. Questo qui è il colore. Molto molto bello, mi piace, molto portato insieme. Allora, metterò il blush, lo stendo con il pennello della Real Techniques, il blush brush, e lo applico in maniera molto molto leggera. Non mi piace appunto, andare troppo truccata forte, ma non mi trucco più io così, proprio è raro, molto 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 raro. Ok, allora, dopo che la mia base si è completamente asciugata, vado a mettere questo matitone della NYX nella colorazione 604 Milk color latte. Questo è super famoso. È un jumbo eye pencil. E mi ci faccio praticamente tutta la base. Così. Ah, vado con il dito per sfumare. Ragazzi, naturalmente è inutile spiegarlo, non sono una makeup artist, quindi tutte le cose che faccio le faccio solo per pura passione. E appunto, sfumo un pochino il colore. Dopodiché vado a prendere subito un ombrettino, che vado a stendere naturalmente con le mani. Questo qui è della Essence Eyeshadow e non so più se è mi si è rotto, non so più se è in commercio. Questo qui è un color oro bellissimo ed è il 2323 Soul Matte Metallic Effect. Io lo vado a prendere un pochino con il dito e lo vado ad applicare in maniera omogenea su tutta la palpebra mobile. E questo qui è un trucco che praticamente io sto facendo tutti i giorni, sia per uscire appunto la mattina o anche la sera, magari un rossetto un po' più scuro e un po' più intenso di quello che metterò appunto io oggi. O appunto, è praticamente il trucco che sto facendo io di questi periodi. Devo dire che mi piace molto, è facile perché, ok, ora sto facendo video, quindi sono già 8 minuti e 58 che sto girando, però di solito ci metto 5 minuti a fare questo trucco. E appunto, e poi finiti qui, gli occhi sono finiti qui. E dopodiché andrò a mettere appunto questo qui, che è della Deborah, è l'Extraordinary Mascara, è il 5 in 1. Lo scovolino è fatto in questa maniera. Devo dire che questo mascara lo sto provando da relativamente poco tempo. Infatti, qualche tempo fa, penso sì, una settimana fa, ho finito di utilizzare il Lip Nose Drama di Lancôme,
E devo dire che quello non è che mi ha fatto tanto impazzire, però devo dire che neanche tanto questo per adesso mi sta dando insomma dei risultati che mi possono piacere. Avevo letto, oh mamma mia, avevo letto una recensione di avevo letto una recensione, l'avevo visto, una recensione di Miss Strawberry Fields che lo promuoveva a pieni voti, però sinceramente ecco, notare questo lavoro diciamo non mi piace in particolar modo perché è mascara. Prendo le mie salvettine struccanti, che sono queste qui di Flia, le struccanti, con acqua Dermactive. Devo dire che mi stanno piacendo abbastanza, anche se io non sono una patita delle salvettine Flia. Comunque per il costo che hanno, insomma, le prendo all'acqua e sapone, diciamo per quando, appunto per quando succedono questi casi, o appunto per struccarmici la sera quando non ho tempo, sono perfette. Allora, il trucco occhi e viso è finito, ora passiamo al rossetto che indosserò questa mattina. Questa mattina utilizzerò questo rossettino qui della Catrice. È il della vecchia collezione Nude Purism, eccolo qui, scusate, Nude Purism, è il codice C04 e il colore è il Nerdy Nude ed è un colore che a me piace da morire perché è molto molto chiaro, ma rimane tipo gloss, effetto gloss. Devo dire che per un nudo mi piace abbastanza. Poi ha questo stick che mi piace da morire, un odore molto gradevole e devo dire che mi piace. Ecco qui. Allora, era secchissimo, però non ci facciamo caso. Ecco qui, ragazzi. Questo è il risultato finale. Ecco qui, questo è il risultato finale. Io vi mando un grande bacio. Se vi piace, se volete appunto continuare a seguirmi, iscrivetevi al mio canale. Io vi lascio, vi do un grande bacio e vi saluto. Ciao ciao!